Ciao a tutti! Oggi vi parlo di carte per acquerello e ovviamente anche gouache, essendo due tecniche cugine. Generalmente ai miei corsi parlo di tutti gli aspetti della carta, quindi se volete poi approfondire ulteriormente, potete scrivermi e posso darvi accesso ai videocorsi. Oggi vi parlo di alcuni aspetti della carta, in particolare vi voglio parlare dei vari formati in cui è disponibile e per cosa consiglio un formato piuttosto che l'altro. E siccome Natale si avvicina, spero che questi consigli possano anche essere utili per chi ha bisogno di capire quale può essere una buona idea regalo a seconda dell'artista che ha davanti. Non tutti sanno che sono in vendita anche fogli sfusi di carta per acquerello. Sono molto utili per chi vuole provare una carta senza fare un grosso investimento, in quanto l'album costa generalmente di più, oppure per chi vuole dipingere su un grosso formato che va oltre l'album. Ci sono in diverse misure, in diverse grammature e in diverse grane. Io personalmente acquisto tantissimo fogli sfusi quando voglio provare una determinata carta o una certa grammatura o grana di una marca che ancora non ho provato. Di seguito vi lascio alcuni spunti. Se non avete ancora provato queste carte, vi consiglio di farlo, anche nelle diverse grame ovviamente. La carta Arche, che qualsiasi acquerellista vi dirà che è ottima, la carta Sanders Waterford, la Winsor & Newton professionale. E infine la carta Amatruda che proviene da Amalfi. Parlando invece di album, oltre ad essere in vari formati ovviamente, principalmente quelli per acquerello li troverete collati da un lato o collati su quattro lati. Quello che vi sto mostrando nell'immagine è un album della Arche che ad esempio ha una collatura su quattro lati. Che cosa significa? Significa che i fogli dell'album sono tutti quanti trattenuti da della colla che potete vedere sui bordi laterali, generalmente è bianca o nera. Questo permette di avere il foglio sempre ben teso quando si acquerella. Ovviamente, essendo una tecnica a base di acqua, serve per evitare che il foglio si imbarchi. Quindi la colla permette già di tenere il foglio molto ben teso senza dover utilizzare scotch di carta o altre tecniche. Ovviamente questo lavoro di collatura ha un costo. Questo cosa vuol dire? Che a parità di condizioni, quindi stessa carta, stessa grammatura, eccetera, un album che ha un collaggio su quattro lati ha un costo superiore. Quello che vi sto mostrando nel video, ad esempio, è un semplice album con la collatura da un lato, quindi i singoli fogli si possono sollevare e si staccano semplicemente, in quanto la collatura è solo sulla parte superiore in genere. Consiglio di acquistare l'album con collatura su quattro lati a chi in genere utilizza molta acqua. Oppure consiglio l'album collato su un lato solo, oltre a chi non utilizza molta acqua, chi fa soggetti piccoli, a chi ha ad esempio la pazienza di stendere il foglio e utilizzare ad esempio lo scotch di carta in autonomia. Infine vi parlo dei formati un po' particolari, che sono anche quelli più belli da regalare o da ricevere in regalo. A livello di sketchbook, ce ne sono diversi tipi in commercio, non in tutte le carte, quindi per l'acquerello, fate attenzione, che ci sia comunque una grammatura adeguata. Ci sono molti sketchbook infatti per, schizzo, disegno. Trovo che siano molto utili, quelli che hanno la possibilità di staccare il foglio, come quello che vi sto mostrando nell'immagine, che è della Paul Rubens, ma ancor di più io mi trovo benissimo con quelli a spirale. Adesso vi lascio alcuni esempi, che penso possano essere degli ottimi regali. Come vi ho detto, la carta della Arche è un'ottima carta per qualsiasi acquerellista, quindi un taccuino con un formato particolare e ancora di più con la spirale penso sia un ottimo regalo. Come vi dicevo, anche la Sounders Waterford è una carta che io consiglio e qui vi mostro infatti un taccuino della Canson realizzato con questa carta. Ovviamente parlo sempre di taccuini 100% cotone e 300 grammi. Anche Winsor & Newton realizza della carta professionale con il formato a spirale.
siccome in commercio non è detto che troviate un taccuino nel formato che desiderate o nella carta che vi piacerebbe tanto avere, è qui che intervengono gli artigiani. Quindi vi consiglio di affidarvi a un artigiano oppure di sperimentare e rilegare personalmente un taccuino. Quello che vi mostro nell'immagine è di nuove abitudini. Tutto il materiale che vi ho mostrato in questo video e anche il contatto di Linda di Nuove Abitudini ve li lascio in descrizione in modo che possiate facilmente ritrovare ogni prodotto che vi ho mostrato. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi fa piacere che vi parli anche di altri aspetti della carta come la grana, la grammatura, la composizione e altri consigli su questi altri aspetti, fatemelo sapere nei commenti.